Buonasera, benvenuti in questo nuovo video Prodotti Finiti. Ne ho un po', ma soprattutto ne ho un po' mescolati perché l'ultima volta un po' ne ho buttati, un po' no, quindi magari c'è se c'è qualcosa di doppio perché ho fatto casino io, scusatemi. Allora, infatti questo mi sono già accorta che è doppio. Questo qua non me lo ricordo, l'avevo preso al Lidl, è un detergente per le mani alla pera che ho adorato tanto. Il profumo era buonissimo, era tipo il Wild Pears di Montale, una pera fruttata e frizzantina, ottima. Quindi, insomma, se non penso che Giulia guardi, i miei video di prodotti finiti, però lei, so che era interessata al Montale e se trovasse questo prodotto alla Lidl capirebbe più o meno com'è il Montale alla pera. Giulia Morotti ha un bellissimo canale qua su YouTube che si chiama Paradisi Artificiale. È un'appassionata anche lei di profumi e è una ragazza molto particolare. Andate a fare un giro anche sul suo canale. Poi questo qua l'avevo preso Oddio, com'è che si chiama? All'Eurospin. E avevo visto c'era uno stand con tutti dei prodotti particolari dei bagnoschiuma e questo qua è pistacchio e fiori di mandorlo. La confezione è così, molto siciliana, infatti si chiama Saponerie Siciliane. Non era male, anche se in realtà, vi dico la verità, si sentiva molto quel momento in cui facevi la doccia e dopo più poco, però ci sta, insomma. Poi ho finito finalmente anche questa acqua micellare nera che ho preso alla Lidl, non l'ho tanto capita, ma sinceramente io non sono brava nello skincare, cioè proprio io faccio le cose basilari come faceva mia mamma credo 20 anni fa, non tanto di più, faccio qualche maschera, uso qualche siero, ma più che altro uso tantissimi campioncini che mi danno in giro e quindi non compro mai veri e propri prodotti se non una bella crema idratante, una maschera. Il detergente, queste cose molto basilari, quindi non sono molto attendibile. Poi ho finito anche questo latte detergente all'avena, ho visto che c'è di nuovo, tra l'altro, con Avena Bio alla Lidl, mi piaceva un sacco il profumo, era molto fresco, naturale, e poi comunque mi piace sempre struccarmi con il latte detergente, soprattutto se non ho trucchi strong, come ad esempio oggi ho fatto un po' un trucco velocissimo, però bello intenso. Poi un'altra cosa che è finita, una dei miei preferiti di Lidl è questa mousse con mandorle, è molto delicata, molto profumata e credo sia la mia preferita in assoluto fra le mousse viso low cost. High cost non ho ancora provato niente di mousse, ma io sono più per il low cost. Anche questo qua mi sembra che ve l'avevo fatto vedere, l'ho comprato in un DM all'estero ed era alla vaniglia, e mandorla. Una profumazione molto carina, leggera. Niente di che, comunque. Poi questo qua ormai ve l'ho fatto vedere 100 volte perché li compro sempre. Mi trovo benissimo con questo shampoo Cien, solo che mi finisce ogni 3x2, ogni 2 settimane. Io finisco un vasetto di soprattutto balsamo, più che altro perché ne metto tanto nei miei capelli. Poi ho finito questo Formil, è un detergente alla Marsiglia per la lavatrice. Mi sembra sia del Penny, mi sembra, o Penny o Lidl, sono molto in dubbio, però non è male. Male, ma come sempre i miei video finiti non servono praticamente a niente perché non sono una che pretende chissà che cosa da determinati prodotti, anche perché, come ripeto tutte le volte, non ho grosse cose da smacchiare a casa se non i vestiti da lavoro di Luca, perché quelli faccio proprio un lavaggio a parte con tanto di prelavaggio perché lavora in un'officina tessile. E quindi lavora a contatto con macchinari, con ferro, con tante cose che sporcano, con oli, quindi gli devo fare proprio il prelavaggio. Poi questo qua è un omino bianco con candeggina delicata e uso da quando c'è il Covid ancora di più, uso
Questo qua per tutti i lavaggi, ne metto un mezzo tappo, un tappo, dipende dalla roba che ho dentro. Mi dà l'idea di disinfettare ancora un po' la roba. Forse è solo una mia idea, ma comunque. Mi piace anche il profumo che lascia e trovo che Omino Bianco sia una linea di detersivi buoni, profumati. Provate a prendere anche se lo trovate in offerta, per esempio, prendete come si chiama? Il detersivo liquido di Omino Bianco è buonissimo. Il profumo secondo me è spettacolare. Poi sono un po' monotematica e ho finito anche questo qua. Forse questo è Penny, l'altro era Lide. E Marsiglia è sempre mano in lavatrice. Mi piace moltissimo il profumo di Marsiglia. È una cosa che mi è sempre piaciuta tanto perché. Sarà che è una cosa vintage, sarà che mi ricorda mia mamma quando ero piccola, mia mamma lavava ancora qualche cosa a mano, soprattutto mia mamma è stata una donna che quando sono usciti i piumoni negli anni 80, i primi bassetti li ha comprati, però non le piaceva portarli in lavanderia, quindi se li lavava a mano dentro la vasca. E ricordo che io mi sedevo tipo sul bidet e la stavo a guardare perché magari poverina dopo una giornata lo faceva nel weekend questo lavoro, però comunque lavorava tutta la settimana, poi nel weekend si lavava tutti i piumoni a mano nella vasca, io ero piccolina, la guardavo e quindi innamorata perché verso mia mamma e mio papà sono sempre stata proprio innamorata, ancora adesso comunque. Sono molto attaccata e quindi mi ricordo proprio questi ricordi di mia mamma con tutto il braccio dentro la vasca, lavare questi piumoni su e giù e nell'aria c'era sempre la Marsiglia perché anche lei è una cosa che ha sempre avuto e usato. Soprattutto la usiamo ancora tutte e due perché ho imparato da lei a pretrattare i capi. Quando c'è una macchia si bagna leggermente la saponetta, la freghi sopra, freghi un attimo così e è una cosa che insomma smacchia tantissimo. Poi un'altra cosa che ho finito, un'altra, ho trovato un'altra. Ah no, ho trovato un'altra mousse, questa è della Balea, anche queste non sono male, forse quella rosa mi piace di più di quella azzurra, la trovo forse più delicata, più non so, una profumazione diversa. L'azzurra è più fresca, questa è più, sa più di fiori, non lo so, questa è una mia sensazione. È con mandorla questa, anche questa, e comunque mi trovo bene anche con queste della Balea, ma la mia preferita rimane la Lidl, la mousse per il viso, per detergere il viso. Poi, andiamo avanti, e il nostro solito Neutromed detergente. No, questo non è il solito, abbiamo cambiato, l'abbiamo preso, boh, l'Esselunga, credo, comunque, vabbè. Cerchiamo di prendere cose sempre abbastanza neutre, appunto. Detergente intimo, complesso micellare, tollerabilità. E vabbè, no, questo non è. Ci troviamo bene. Poi un'altra cosa che ho amato alla follia, l'ho usato tutto il mese perché col freddo questo proprio mi ero innamorata. Honey Love, questa è una linea che al Lidl ha spaccato proprio al Lidl sui gruppi di Facebook. Molta gente l'ha comprata. Io ho regalato anche dei prodotti a Francesca perché so che lei va pazza per il miele, ma so anche che lei è una ragazza che ha un arsenale di profumi. Vive in Francia, è italiana, vive in Francia, è un'amica di Cristina e ha veramente un arsenale di profumi. Quindi quando lei è stata molto carina, come lo è con tantissime persone. E mi aveva mandato dei decan, cioè un sacco di roba una volta così e io ci sono rimasta talmente male che ho detto cioè, come potrò mai ricambiare con una persona che ha un mondo di profumi cioè proprio non sapevo come ricambiare. Poi a un certo punto è venuta fuori questa linea alla Lidl, io so che lei va pazza per il miele, sapevo che non riusciva a trovarla o non aveva tempo, allora gli ho preso qualche prodotto e gliel'ho mandato su, però io la trovo fantastico. E proprio poi sa proprio di naturale, sa proprio di miele da mangiare. Cioè io ho sia in macchina ho
ho la crema corpo perché ogni tanto la uso per le mani, anzi spesso in macchina io mi lavo le mani con il gel, ho un flaconcino di gel e poi ho il flaconcino di questa crema idratante e mi piace da morire. Se vedete questa linea prendete tutto perché è tutto buono. Ho anche preso il tonico che sto ancora usando, che non è male, non è niente male. Poi siamo quasi arrivati alla fine. Ho preso questa maschera, ho finita, CN Intensive Care, è sempre della linea quella all'olio, e il profumo è buonissimo e anche i capelli mi lasciava sempre belli morbidi, lucenti, no, lucenti no, perché non li ho molto lucidi i capelli, però comunque molto morbidi e soprattutto pettinabili, perché io avendo i capelli mossi si arricciano un sacco, si creano nodi, soprattutto qua sotto dormendo, come, vabbè, come tutti, e questo quando faccio la doccia, lavo i capelli, comunque mi aiuta a pettinarli, perché io pettino sempre i capelli da bagnati, per una questione di nodi. Allora, poi l'ultimo prodotto, questo qua, è un cleaner. Il cleaner è un prodotto che si usa per, se fate magari il semi permanente o il gel, è un prodotto che sgrassa, che si usa per vari passaggi, soprattutto in fase iniziale per deidratare l'unghia, per pulirla bene, e in fase finale per sgrassare l'ultimo strato lucido, quindi per finire la manicure, diciamo, fatta col gel. Questo qui, allora, costa, io la pago 5 euro, è 115 ml cleaner triple action, non so più parlare, e questo qua è il cleanser più profumato che ci sia, secondo me, perché io ne ho provati di tante marche. Anzi, ne compravo uno della Melissa che non fanno più, che profumava alla rosa, buonissimo, poi non l'ho più trovato e quindi compro sempre questo solamente per il profumo. Poi tutti i cleanser vanno più o meno bene, tipo quello di Passione Unghie non mi piace per niente perché ha un odore cattivo, sembra alcol. Invece questo sa tipo di limone, di frutta, è veramente buono, veramente. E io credo di aver finito, sì, perché mi poi ho due scatoline, così domani mattina mando Luca a buttare tutta la plastica. Spero di esservi stata utile, anzi credo di no, però spero di avervi fatto compagnia, di avervi dato qualche spunto, anzi, e datemeli a me se ne avete, se avete consigli da darmi, sono sempre ben accetti, vi mando un bacio, ciao, ciao.